stiamo entrando da Porta Marina a Pompei, una delle molte città del mondo romano, il grande modello politico dell'antichità, non a caso definito l'impero delle città. Ci troviamo ora sul Foro di Pompei, il centro della vita pubblica, sociale ed economica di questa antica comunità in cui le lancette del tempo si sono fermate in un'estate improvvisamente di circa 2000 anni fa per la terribile eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Quelli che vedete intorno a me sono gli spazi dove i magistrati locali regolavano la vita della città, amministrando la giustizia, sovrintendendo ai mercati, sovrintendendo anche ai commerci, garantendo la pace sociale e il rispetto delle regole. Ancora oggi paesi molto distanti tra loro geograficamente basano la propria cultura giuridica sul metodo elaborato dai giuristi romani 2000 anni fa. Il corso di storia del diritto romano vi accompagnerà in un viaggio lungo circa 1400 anni, attraverso lo svolgersi dell'esperienza giuridica romana dalle origini, dalla mitica fondazione di Roma fino all'età di Giustiniano, il grande legislatore. Vedremo Roma trasformarsi da piccolo villaggio a capitale di un grande impero mondiale attraverso le forme costituzionali della monarchia, della repubblica, del principato e del dominato fino all'esperienza peculiarissima dell'età giustinianea con le sue grandiose compilazioni e mi riferisco naturalmente al Corpus Iuris Civilis. Nel corso delle lezioni avremo modo di conoscere le strutture costituzionali, politiche, giuridiche e amministrative romane, analizzeremo i principali provvedimenti normativi, le fonti del diritto di produzione e di cognizione, seguiremo l'evolversi del pensiero e il tramandarsi del sapere giuridico attraverso i secoli, scopriremo come si amministrava la giustizia a Roma e come si svolgevano i processi criminali. Siete pronti a partire?